maggio 1991, tra le ore 10 e le 10:15, in via Volturno a Bologna, all'interno di un'armeria, vengono uccisi la titolare, Licia Anzaloni, ed un suo collaboratore, Pietro Capolungo. Di questo duplice delitto si sono accusati, con dichiarazioni confessorie, sia Roberto che Fabio Savi, dichiarazioni che hanno poi ritrattato. Ascoltiamo adesso il dottor Surace che ricostruisce quanto avvenne quella mattina. Buongiorno, buongiorno dottore, si accomodi. E risponderà alle domande del pubblico ministero, dottore. Dottor Surace, buongiorno. Buongiorno. Lei il 2 maggio del 1991 dirigeva la squadra mobile di Bologna. Sì, fino al 7 di maggio. Fino al 7 di maggio. Sì. Ecco. La mattina del 2 maggio di quell'anno accadde un grave fatto di sangue presso l'armeria Volturno della via omonima di questa città. Sì. Vuol riferire alla Corte che cosa lei fece, se si recò sul posto, quali furono i primi rilievi, le prime ipotesi, le solite, diciamo così, sì, attività, ricostruzione la ricostruzione del fatto. Sì, grazie. Sì, la mattina del 2 maggio, mattina tarda mattinata, intorno alle 12:45, 12:50, però fummo avvertiti dai vigili urbani che era avvenuto un grosso fatto di sangue lì all'interno dell'armeria di via Volturno. Via Volturno. E io mi recai sul posto con i miei collaboratori, con altri colleghi della Criminal Polo, della Digos, andammo sul posto e trovammo una scena agghiacciante, trovammo i cadaveri di due persone, un uomo e una donna, dietro il bancone dell'armeria di via Volturno. Furono poi identificati queste vittime, erano la titolare dell'armeria, la Anzaloni Licia, e un suo aiutante, un ex appuntato dei carabinieri, credo Capolungo Pietro. Erano supini, stesi per terra, la donna presentava una ferita alla tempia destra, mentre il Capolungo aveva una ferita alla gola. Naturalmente abbiamo subito avviato le indagini, abbiamo cercato anche di ricostruire esattamente quello che era accaduto quella mattina. E dobbiamo dire che siamo stati anche fortunati, perché ci siamo potuti avvalere di testimonianze precise, soprattutto di un teste, un certo Tugnoli Sergio, il quale praticamente ha fotografato la situazione. E quella mattina, verso le 9:30, il Tugnoli, che era un cliente dell'armeria, si era portato per acquistare un'arma. Aveva trovato sulla porta un avviso, dice: chiudo temporaneamente per lavori Enel. In effetti risultò che una squadra di dipendenti dell'Enel quella mattinata aveva sospeso l'energia elettrica per dei lavori nella zona poi di via Volturno e via Indipendenza. L'interruzione dell'energia elettrica durò circa un'ora, dalle 8:50 a circa le 10. Questo Tugnoli tornò una prima volta, quindi venne alle 9:30, poi tornò verso le 10 e poté quindi entrare tranquillamente nell'armeria. E, qui parlò con la Licia Anzaloni. Era per l'acquisto di un'arma, doveva contrattare l'acquisto di un'arma e poi doveva anche effettuare un versamento per l'acquisto di un'arma. La testimonianza del Tugnoli è abbastanza precisa. Lui dice nelle sue dichiarazioni che mentre stava compilando questo modulo di conto corrente ha visto la Anzaloni proprio, e a fianco dell'Anzaloni ha visto un signore, un giovane, il quale giocherellava con un'arma, una pistola. Anzi, scarrellava ripetutamente l'arma. A questo punto la Anzaloni lo ha redarguito, dice: ma senta, se lei acquista l'arma, bene, ci può anche fare quello che vuole, però se lei continua così, rovina l'arma. Da qui la risposta, ironica, sarcastica, del ragazzo: ah sì, dice, perché si rovina l'arma, cioè, se faccio così va. Questo dialogo, queste battute sono state appunto registrate dal Tugnoli, il quale peraltro nell'uscire dall'armeria per recarsi all'ufficio postale dice di aver incontrato, di aver visto un secondo uomo entrare nell'armeria. E il Tugnoli continua in questa sua dichiarazione, torna verso le 10:30, quando aveva già
effettuato il versamento, ma vede che nessuno risponde. 10:30 non c'era nessuno. Torna intorno alle 11:15, lo stesso lavoro, la stessa cosa. L'armeria è chiusa. Cioè, dall'interno nessuno risponde ai ripetuti. Il ragazzo, questo giovane di 23 anni all'epoca, vero, torna verso le 12:20, 12:25 e vede ancora che l'armeria è ancora chiusa, cioè lui non può entrare in armeria. A questo punto si allarma, insomma, preso quasi da un senso di preoccupazione, e si rivolge ad un commerciante di tessuti che sta proprio in negozio accanto all'armeria, tale credo Maldini, proprio, che ha un negozio proprio in comune, e racconta un po' una cosa, tutto allarmato, e chiede di sapere un po' che cosa può essere accaduto, però. Intanto vengono chiamati anche i vigili urbani che stavano lì nei pressi, per cui i vigili urbani, con il Tugnoli e con il Maldini, da vicolo Quartirolo, cioè dall'ingresso di servizio di questa armeria, si portano all'interno dell'armeria, perché è possibile, siccome hanno i bagni in comune tra l'armeria e questo negozio di abbigliamento, riescono ad entrare nell'armeria da una uscita secondaria, appunto di vicolo Quartirolo. E qui vedono uno spettacolo terrificante, vedono questi due cadaveri stesi per terra. Questa è una testimonianza precisa, abbastanza dettagliata, che l'uomo fa. Ma l'altra testimonianza ancora più importante è stata resa da una ragazza, da una donna, tale Errede Maria Cristina, la quale si portò, era proprio casualmente di passaggio quella mattina. La donna racconta che intorno alle 10:15 si trovava a passare da via Volturno, era andata da Gonzalo Tabacchi e stava transitando da via Volturno. Arrivato nei pressi della cabina che c'è vicino al ristorante Diana, la donna sente due colpi di pistola secchi. La donna si guarda intorno, turbata, osserva intorno qualcosa, vede che c'è un camion della Neltezza Urbana. In un primo tempo pensa che siano di quei colpi che evidentemente vengono prodotti da questo camion, però la donna rimane profondamente turbata. Continua ad andare avanti e quasi striscia proprio, si tocca con un uomo, con un signore, il quale è davanti all'armeria, è rivolta con le spalle verso l'esterno. A questo punto questo uomo si gira due volte di scatto verso di lei, gli sguardi si incrociano, la donna rimane colpita da un particolare proprio, cioè dagli intensi occhi azzurri di questo personaggio, il quale è vivamente turbato di essere stato notato in quel posto. La donna evidentemente ancora più, sempre più concita, sempre più agitata, guarda all'interno dell'armeria e vede un altro giovane dietro il bancone, il quale con fare molto agitato si accorge di essere visto, nasconde le mani dietro il bancone, vero? E dopo la cosa finisce. La donna turbatissima lascia via Volturno, e temendo addirittura di essere magari anche rincorsa, per precauzione si toglie un giubbino verde molto appariscente per timore di essere magari avvicinata, di essere chiamata. Poi prosegue e torna a casa. Una ragazza, una studentessa all'epoca di uno studentato universitario, credo di via Schiavonia. La ragazza torna a casa, nel pomeriggio viene a sapere da un amico che in via Volturno c'era stata una rapina con due morti, ma diceva che è stato intorno alle 14, la ragazza non ci crede, per cui turbata da questo fatto vuol saperne di più, legge il giornale il giorno dopo, e questo accade il giorno dopo, legge credo il Corriere della Sera un giorno, e qui apprende invece che l'episodio era accaduto nell'arco di tempo in cui la ragazza si era trovata a passare, quindi 10:15. E la donna a questo punto decide di portarsi in questura e viene a rendere dichiarazioni precise. Ci dice come si chiama questa... Errede Maria Cristina, una ragazza, una studentessa che abitava allora in via Schiavonia.
La donna, nelle dichiarazioni che ci ha reso in questura, fa una descrizione dettagliata anche delle due persone. Parla del primo che ha visto su una porta dell'armeria, di un giovane sui 35-40 anni, altezza 1,70, con occhi intensamente azzurri, la pancia leggermente pronunciata. Lei dice di ricordarlo perfettamente perché gli ricorda un suo amico che conosceva, credo, a San Severo, in provincia di Foggia. Però. Poi dà la descrizione anche dell'altro giovane che ha visto all'interno dell'armeria, dietro il bancone proprio, che stava evidentemente manovrando qualcosa. Parla di un uomo sui 30-35 anni, fisico atletico, altezza 1,80-1,85, indossava un maglione. Dice sarei in grado anche, li ho visti molto bene, sarei in grado anche di costruire un identikit. Infatti la donna è stata accompagnata da una scientifica per cui ha disegnato, proprio sulla base delle sue indicazioni, è stato anche disegnato l'identikit dell'uno e dell'altro uomo. Per quanto riguarda l'ora di questo omicidio, ecco qui ci sono delle dichiarazioni concordanti, perché quella mattina c'era una donna che stava lavorando, stava una certa Olivastri Maria, la quale stava sistemando dei vasi proprio dalla parte di Vicolo Quartirolo. La donna dice di avere sentito proprio dei colpi d'arma da fuoco tra le 10 e le 10:30. Poi un dipendente dell'Enel, tale Santarini, anche lui intorno a quell'ora, intorno alle 10:15, dice di avere sentito dei colpi d'arma da fuoco. Lui parla addirittura di 4, forse 5, i primi due secchi proprio a ripetizione, uno o due colpi, e poi gli altri due lui dice di averli sentiti a distanza di qualche secondo l'uno dall'altra. Dice quanti colpi furono esplosi? Secondo il Santarini lui parla di almeno 4 colpi. Secondo i rilievi oggettivi fatti... Ma due colpi, che io risulta, due colpi proprio, due colpi furono segnati. Ecco, termini con la ricostruzione, poi torniamo un attimo sui colpi. Sì, direi che ha terminato. Direi che per quanto riguarda la ricostruzione di altre testimonianze, Olivastri, dicevo, il Santarini, vero, la Irrede, vero, il Tugnoli, vero. Esatto. Di altre dichiarazioni interessanti che riguardano il periodo fino a quando. Ecco, perché io lei sono lasciò stato la squadra mobile di Bologna il 7 di maggio. Il 7 di maggio perché andai a Torino. Io rimasi ancora a Bologna per qualche tempo, certo, per ovviamente cose logistiche, però di fatto poi al mio posto venne poi il vice dirigente, il dottor Buono, in attesa che arrivasse il nuovo dirigente, il dottor Zon. Credo. Quindi... Ascolti, dottor Surace, lei ha detto prima, ha qualificato il fatto come rapina, come duplice omicidio. Commesso per... No, io non ho qualificato rapina. Non ho qualificato, ha parlato di rapina? No. Sul giornale la Irrede disse che c'era stata, fu informata da suoi amici... E sono state sottratte due pistole in quell'occasione? Scomparvero? No, non si parla di pistole. Io ho parlato di rapina perché, riferendo le dichiarazioni della Irrede, fu informata giorno dopo, dice guarda c'è stata lì vicino a noi, dice, una rapina. Perfetto. Con dei morti. Io sto riportando le dichiarazioni dell'Irrede. Le chiedo, nell'immediatezza si comprese prima di tutto se era stato asportato qualcosa e in caso affermativo si individuò che cosa? No, non subito perché c'era molta confusione all'interno dell'armeria, anche se quasi subito avemmo elementi per dire che era stata sottratta una pistola, una Beretta, una 9x21. Sì. Tra l'altro sul tavolo risultava anche una scatola, esatto, un involucro che era stato lasciato. Esatto. Io poi per la verità, dottore Seppi, ma ero già era a Torino. Era stato lasciato cosa sul tavolo? La scatola vuota. Ah, la scatola vuota di questa Beretta 9x21. Sì. Peraltro lo dice anche il Tugnoli questo. Tugnoli dice che una delle volte che era tornato per vedere se era possibile entrare, aveva visto all'interno questa scatola vuota proprio sul banco. Io poi peraltro ero già a Torino, seppi che era stata poi asportata una seconda pistola, ero già però a Torino, ma ero nell'immediatezza del fatto che ricordo che si parlò di una Beretta calibro 9x21. 9x21, sì. Ecco, una precisazione importante. Lei ha detto, a domanda del Presidente, che furono esplosi due colpi.
Faccia un attimo mente locale, quanti bossoli vennero rinvenuti? Ma guardi, noi trovammo, adesso non saprei, comunque mi ricordo che furono trovati due bossoli, credo anche pure qualche cartuccia, guardi. Qualche cartuccia all'interno. Non ha memoria? Io di due bossoli ricordo, due bossoli, però non vorrei, forse anche pure qualche cartuccia inesplosa, guardi. Non ha memoria del fatto che vennero rinvenuti quattro bossoli? Non saprei precisarglielo questo. Il calibro, diciamo, di questi due bossoli dei quali lei ha memoria, si ricorda che calibro era? 9x21 sono. No, i bossoli esplosi. I bossoli esplosi? Mm. No, non saprei ricordare. Lo chiederemo. No. Sentiamo adesso la deposizione di Luciano Verlicchi, il marito di Lucia Anzaloni, la titolare dell'armeria. Come si chiama? Verlicchi Luciano. Risponderà alle domande del pubblico ministero. Signor Verlicchi, buongiorno. Buongiorno. Lei è il marito della signora? Lucia Anzaloni. Lucia Anzaloni. Nonché comproprietario all'epoca, quindi nel maggio 91, dell'armeria Volturno. Sì, non esattamente comproprietario, comunque che la proprietaria era lei. Io facevo l'insegnante di educazione fisica, quindi non potevo avere intestata questa attività. Vabbè, cogestore, va bene? Sì, l'aiutavo. L'aiutavo. Come apprese del duplice omicidio? Dunque, in maniera molto, diciamo, sgradevole, molto drammatica, anche perché io ero a scuola, mi telefonò mia mamma chiedendomi, dice, guarda, ha telefonato alla questura di Bologna che ti cercava, dice, cos'è che è successo? Dico, ma non lo so, non ho idea, dico. Dopo qualche minuto mi telefonò un qualcuno che non ho mai saputo chi, della questura di Bologna, che in maniera molto scortese, quasi violenta, mi disse: lei, signor Verlicchi, dice, sì, lei scenda nell'atrio che passeranno due nostri agenti a prelevarla. Dico, ma scusi, per qual motivo? Io sono in servizio, sono insegnante. Lei non si preoccupi, scenda nell'atrio, scenderanno due nostri agenti a prelevarla. Vabbè, scesi giù nell'atrio, dopo una ventina di minuti. Che ora era, scusi, dottore? Ero all'Istituto Magistrale Alessandro da Imola. A che ora viene tutto? Era al 12:30. Mi portano a Bologna, chiesa ai due agenti, due ragazzi, dico, ma scusate, sapete che cosa... E anche se lo sapevano, cioè non mi dissero nulla. Quando arrivai di fronte all'armeria mi resi conto subito che la cosa che era successa era molto drammatica, perché c'erano le strisce rosse, macchine di polizia, carabinieri, telecamere, e poi vidi il furgone della medicina legale e capì. Allora capì che era successo qualcosa di molto grave. Però sì. Nessuno mi volle dire che cosa esattamente fosse successo. Cioè, questo qui me lo disse un ragazzo della questura qualche ora più tardi, verso le 2:30 del pomeriggio, anche questo in maniera molto scortese, mi disse: adesso glielo dico io che cosa è successo. Hanno trovato due persone sparate dietro al bancone. Beh, dico, ovviamente dietro al bancone ci stava mia moglie, quindi quella sicuramente è una. E poi dopo cominciai a parlare col dottor Buono e, insomma, da quel momento lì sapevo esattamente cosa era successo. Senta, ci vuol spiegare con precisione e sinteticamente chi lavorava all'interno dell'armeria Volturno in quel periodo, nei mesi antecedenti al fatto, e in quali, diciamo, fasce orarie, mattina, pomeriggio? Dunque, noi eravamo io e mia moglie era la titolare. Sì. Io avevo una specie di rappresentanza, cioè potevo rappresentare mia moglie in sua assenza. Avevo la diciamo, facoltà di firmare anche le dichiarazioni di vendita e di acquisto delle armi. Poi c'era il signor Capolungo che dall'inizio che avevamo comprato l'armeria, cioè veniva a fare una specie di lavoro di insomma, l'armeria era un po' la sua agenzia di, non saprei come, di pratiche per rinnovo dei porti d'arma, aveva contatti con i clienti per queste cose qui, cioè licenze di collezione,
denunce delle armi, cambi fra privati e roba del genere. Quindi si occupava delle pratiche amministrative. Sì, poi qualche volta dava anche, si prestava, cioè per fare un favore così, cioè si prestava a fare anche dei lavori per noi, cioè diceva vado in posta, vado in questura, dice ha bisogno, allora gli si dava il bollettino da pagare, qualcosa del genere. Ecco. Il signor Capolungo si recava in armeria comunque al mattino? No, cioè innanzitutto lui non aveva orari precisissimi, perché lui arrivava, me neanche diceva non vengo, vengo, delle volte telefonava perché magari aspettava qualcuno, avevo un problema, sto a casa perché devo andare a una visita medica, allora se viene il tale le dica. Vabbè, che... A parte casi no, eccezionali. No, veniva alla mattina e anche al pomeriggio. O alla mattina o al pomeriggio, cioè non era, diciamo, non aveva tutte le mattine o tutti i pomeriggi, lui faceva, in genere faceva, se ricordo bene, le mattine del giovedì e del sabato, mi sembra, e i pomeriggi degli altri giorni, escluso, sì, la mattina del giovedì e del sabato, poi, salvo poi diverse... variazioni che c'erano nel corso del... Ma lei invece in armeria quando ci andava? Io sistematicamente di pomeriggio. Di pomeriggio. Perché la mattina facevo l'insegnante, ci andavo quattro pomeriggi alla settimana. Era dipendente a tutti gli effetti o no, lavorava in nero? Assolutamente, anzi noi avremmo anche avuto piacere di avere un rapporto, diciamo, ma lui non voleva perché... doveva pagare il mutuo della casa, diceva voleva stare, guardi, allora è inutile che stia qua, dice, se succede qualcosa, infatti poi questo è emerso anche dalle testimonianze chieste da loro quando ha fatto l'indagine l'INPS e l'INAIL, cioè testimoni da loro convocati hanno dichiarato che questo era vero, perché era così, cioè, in effetti, cioè lui non ma voleva, percepiva uno stipendio, non voleva essere da noi, no. Io non ho mai dato soldi a Capolungo, non ho mai saputo che prendesse soldi più di tanto, o qualche mancia o roba del genere. Ma, signor Perlicchi, scusi, il signor Capolungo o al mattino o al pomeriggio, ci dice lei, comunque andava tutti i giorni in via Volturno. Sì. E a fine mese non veniva pagato? Da noi no. Da voi no? Da noi io non l'ho mai pagato e non ho mai saputo che venisse pagato da noi. Cioè io ho mandato anche gente che conoscevo quando ho fatto l'indagine all'INAIL, che erano questi clienti che davano le mance a Capolungo. Cioè lui faceva una dichiarazione, una diciamo pratica per licenza di collezione o porto d'armi. E questo signor seguiva i porti d'arma, anche i porti di pistola, li seguiva perché li portava, andava a vedere se erano pronti. Sì, abbiamo capito, seguiva le pratiche amministrative. E chi pagava per questa attività che il Capolungo svolgeva? Cioè, chiaramente qualcosa avrà dato anche mia moglie, ma io non ho mai saputo che avesse uno stipendio. Cioè, questo assolutamente no, cioè, uno stipendio non l'aveva, cioè, non risulta da nessuna parte. No, il fatto che non risulti non significa che non gli venisse dato. Perché lavorava senza che risultasse di fatto. Abbiamo detto che lavorava in nero di fatto, no? Non credo proprio che sia così, perché allora non è che dica lei com'è. Noi avremmo voluto, dice, guardi Pietro, lei se fa queste cose per noi la assumiamo e lo mettiamo a libro paga, no, perché io ho la pensione, dopo pago le tasse, non voglio, preferisco che allora trovi un altro posto per fare questa cosa. Ma io come faccio se apro un ufficio, che apro un'agenzia, così, allora non... E poi dopo l'abbiamo accettato perché è rimasto lì, insomma, perché insomma, pregava, voleva restare a tutti i costi e l'abbiamo tenuto. Lei ha mai riferito che il signor Capolungo non veniva retribuito dai titolari dell'armeria Volturno? Ho mai riferito a chi... A chi è stato sentito tante volte? Ho sempre riferito questo qua, cioè che Capolungo non veniva da noi pagato. Cioè, almeno io dei soldi a Capolungo non gliene ho mai dati, non ho mai visto dargliene, quindi non... Aveva le chiavi dell'armeria, Capolungo?
Non mi risulta nemmeno questo, perché c'erano delle chiavi che restavano in armeria, in quanto c'erano dei lucchetti esterni per girare con meno chiavi, tenevano delle chiavi in armeria, appese lì. Lui spesso, questo lo faceva, quando arrivava, andava ad aprire la saracinesca, e lo facevo abbastanza spesso, ci vado io, vado ad aprire, poi magari dopo vado fuori. Ma comunque le chiavi, per quel che le risulta, il signor Capolungo non le ha mai avute? Che sappia io no, infatti quando suonava l'allarme andavamo noi, telefonavano a noi perché le chiavi le avevamo noi. Senta, a parte queste pratiche amministrative che il signor Capolungo effettuava, lei oggi ci dice per conto dei clienti? Sì. Di cos'altro si occupava all'interno dell'armeria? Cioè si prestava a fare qualsiasi lavoro quando c'era lì che non faceva nulla, che stava lì a chiacchierare con qualcuno, allora trascriveva il carico, lo scarico delle armi, ma era un lavoro che durava qualche minuto, perché diciamo che una giornata normale come media si vendeva una o due armi, da una a due, erano circa 400 all'anno, quindi da una a due armi. Una o due armi voleva dire scrivere una o due righe. Va bene, io le ho chiesto se il signor Capolungo si occupava anche dell'annotazione sul registro carico e scarico armi. Sì, questo pare evidente dai registri che c'è la sua calligrafia in molte parti. Quindi lui si occupava anche dell'annotazione sui registri carico e scarico munizioni ed esplosivi? Sì, stessa cosa. Senta, ci vuol dire che sistema di sicurezza aveva l'armeria? Dunque l'armeria aveva un sistema d'allarme composto in varie parti, cioè quello diurno era costituito semplicemente da pulsante, che c'era la pedana sotto al registratore di cassa e un pulsante dentro lo sgabuzzino dietro, dove tenevamo un armadio con dentro le pistole, il magazzino, insomma. Ascolti per favore. Il pedale serviva per lanciare l'allarme all'esterno? Sì, esatto. Il pulsante aveva la stessa funzione? È la stessa cosa. Poi c'era un collegamento? C'era un collegamento con una centrale, la quale poi chiamava il 113. Questo sistema di allarme avrebbe funzionato anche senza energia elettrica, anche se fosse andata via la luce, per intendere? Sì, perché c'erano le batterie, quindi... La porta, invece, d'ingresso dell'armeria che dà sulla via Volturno, che congegno aveva? La porta aveva una chiusura magnetica, cioè una chiusura normale come quella dei portoni delle case, no? E si spingeva il pulsante e si apriva. E c'era un campanello, chi voleva entrare suonava il campanello e quella invece senza corrente non si sarebbe aperta. Non si sarebbe aperta. Il pulsante dove era collocato? Il pulsante era collocato, ce n'era uno solo ed era di fianco sulla destra del registratore di cassa. Quindi dall'interno non era possibile, agendo meccanicamente sulla porta, aprirla anche in assenza di corrente? No, bisognava o spingere il pulsante oppure uscire dal di dietro. Ho capito. Senta, lei apprese se era stato sottratto qualcosa e in caso affermativo che cosa e quando lo apprese? Di preciso proprio, l'ho preso subito, che le pistole che erano sul banco, c'erano due scatole di pistole Beretta, probabilmente erano state sottratte. Poi mi dissero faremo un inventario e infatti poi dall'inventario risultò che le due scatole, le due confezioni insomma delle pistole Beretta, dalle quali mancavano delle pistole, erano state rubate. Erano state rapinate. State annotate cessioni nei suoi confronti di munizioni? Sì. Lei ha mai acquistato munizioni? Dunque, quella è una storia. Cioè, non solo io sono stato annotato per munizioni che non avevo comprato. Io avevo
Cioè ogni tanto dovevo fare delle prove di carabine, tarature di carabine, che andavo col cliente, diciamo, a un poligono di tiro a fare queste prove, no? Ma si trattava di pochi colpi, 4, 5, 6, 10 al massimo. Per cui avevamo trovato questa soluzione, avevamo chiesto anche come si poteva fare, ma niente, nel registro scrivete, scaricatele come prova armi. Solo che ogni tanto si verifica, e questo si verifica in tutte le almerie, che con un giro di 50-100.000 cartucce all'anno è difficile che il conto, diciamo, pareggi sempre. E allora queste munizioni venivano messe o nella prova armi oppure... io sapendo questo e sapendo che... Come? Venivano messe nella prova armi oppure? Oppure iscritte, diciamo, a carico mio o di mia moglie. E, cioè io compravo ogni tanto delle cartucce per me, cioè compravo, le prendevo e me le facevo scaricare, ma una cosa molto limitata, perché avevo attrezzatura per la ricarica e mi piaceva molto di più farle da me piuttosto che comprarle già fatte. A un certo punto del 1990 non rinnovai la licenza di caccia perché avevo due cani, erano malati, avevano la filaria, quindi e raccomandai a mia moglie, a Capolungo, dico: badate, non iscrivetemi più cartucce per nessun motivo, perché io non posso giustificare il consumo di cartucce, in quanto a caccia quest'anno non ci vado, e in più c'era un tiravolo, un tirapiattello a Meldola, dove il maresciallo dei carabinieri della zona lasciava sparare anche con armi a canna rigata, se uno era in regola col trasporto e col porto dell'arma. E anche lì avevano chiuso. Allora dissi: io non posso giustificare in nessun modo il consumo di cartucce, quindi... E invece poi io non ho mai avuto modo di verificare personalmente questo, perché non ho mai visto questi registri dopo, almeno nelle pagine che potevano interessarmi. Ma il dottor Buono e anche l'ispettore Nicolosi mi dissero che avevo tante cartucce intestate, che io sinceramente non... Dice, ma non solo lei, dice, anche altri hanno cartucce che hanno dichiarato che non hanno... Di cosa sarà stato? Perché forse dovevano vendere l'armeria, volevano pareggiare completamente tutti i carichi, non ho idea. Ricorda il calibro delle cartucce che risultavano scaricate a suo nome? No, cioè io mi ricordo quello che mi dissero, cioè 357, dei palettoni calibro 12, cioè mi dissero così, ma non ho idea di... Lei non ha mai verificato comunque? No, se non ho mai potuto verificare, mai... perché ho guardato una volta i registri delle armi, una volta o due in questura, e non quelli delle munizioni, e quindi non... Okay. A proposito dei registri delle armi, chi si occupava della vendita delle armi, delle permute? Dunque, mia moglie e principalmente io per le permute, per le vendite più importanti e soprattutto per gli acquisti. Ero io che avevo contatti con i rappresentanti. Sono andato in Germania alcune volte per importare dei fucili ex ordinanza. Ex? Cioè, quei fucili ex ordinanza, che erano d'ordinanza nei primi del Novecento e che sono state dichiarate armi comuni da caccia o da tiro. Ascolti, che abitudine c'era in armeria in occasione dell'arrivo di un cliente, di una persona che voleva acquistare un'arma? L'arma veniva fornita, veniva data immediatamente, veniva identificata. Ci dica lei come ci si comportava, come si comportava lei e come si comportava la signora Ansaloni. Sì, dunque così, se era persona conosciuta, sapevamo già chi era, che aveva il porto di pistola o di fucile, che quindi aveva un documento valido per l'acquisto, allora gli vorrei vedere questo o quest'altro, gli si faceva vedere. Se era persona non conosciuta, la prima domanda era: ha il permesso d'acquisto? Dice no. Dico: allora guardi, le armi sono esposte in vetrina, lei le guarda, poi eventualmente se pensa di prenderne qualcuna fa questo permesso,
e poi dopo, oppure se aveva invece il permesso d'acquisto, mostrava il documento, a quel punto gli si mostrava l'arma e anche eventualmente la comprava subito e la portava via. Certo. Senta, prima ha fatto un accenno dando una possibile spiegazione del perché a soggetti non acquirenti fossero state scaricate, per così dire, delle cartucce, ed ha accennato alla vendita, alla programmata vendita dell'armeria, ho capito sì, bene? Sì, c'era già una bozza di compromesso col dottor Pizzoli, che poi successivamente ha comprato l'armeria. Ci vuol dire invece da chi avevate voi acquistato l'armeria? Dal dottor Lucio Paglia, nel 1981. Nel 1981. Senta, a lei sono stati mai mostrati o ha avuto occasione di vedere gli identikit fatti circa i presunti autori? Sì, me li mostrò il dottor Buono alle 15 circa del pomeriggio del 2 maggio. Mi mostrò i due identikit e insistette in maniera proprio ossessionante, perfino. Ha mai visto questi signori? Dico, guardi, sono due fisionomie normali, quindi avrò senz'altro visto della gente che assomiglia a questi signori. Dice, allora mi faccia dei nomi di gente che conosce che assomiglia a questi. E il ragionamento mio fu subito questo con lui, dico, guarda, perché devo fare dei nomi così a caso di gente che conosco che assomigliano anche a gente che non conosco, di cui non ricordo i nomi? Sì. È lo stesso, lei mi faccia dei nomi. Io premetto che col dottor Buono ho sempre avuto un ottimo rapporto fin dall'inizio, no? Ho ritenuto una persona molto corretta, molto professionale, però in quel momento lì mi fece perdere la pazienza, anche ero in uno stato d'animo particolare, per cui allora in un baleno così, proprio di rabbia, dissi, beh, allora dico, se vuole un nome assomiglia a un poliziotto che avete qua voi. Allora mi fa, ma chi? Dico, non saprei dire, perché dico, l'ho visto qualche volta in armeria, così dico, e l'altro, passò subito, e l'altro, dico, anche l'altro, dico, per la stessa ipotesi assurda, assomiglia a un nostro amico che non corrisponde come fisionomia, ma non come età, come, e sono sicuro che non c'entra niente. Ho capito. E a chi è? Dico, ma quello è il signor Trombelli, così. Poi il discorso finì lì. Ecco, questo dialogo avvenne quando? Circa le 15.30 del pomeriggio del 2 maggio, ma fu una questione di 3 secondi, 5 secondi. E le vennero mostrati degli identikit? Sì. Erano questi? Era sì. Questo? E quello, sì, esattamente. Lei è sicuro di questo? Sì. Non è possibile quello. Ci arrivavo, Presidente. Lei è sicuro che le vennero mostrati questi identikit? Sì. Signor Perlicchi, io le faccio notare che questi identikit sono stati redatti in data 5 maggio e 4 maggio. Guardi, li ho anch'io a casa quegli identikit lì. Li ho anch'io a casa perché me li fece fotografare. Il problema è quando li ha avuti, ha capito? Io li ho visti il 2 maggio 1991 al pomeriggio. E quando li sono stati dati? Li ho fotografati una settimana dopo. Fotografati? Sì, li ho fotografati. Ho messo la cartolina lì nell'ingresso della questura, feci le foto e poi me li tenni in tasca. Così dico, se mi viene in mente qualcosa, e infatti ogni tanto mi veniva in mente qualcosa, andavo al dottor Buono e glielo dicevo. E... Senta, poteva capitare che qualche volta venissero sparati dei colpi di prova all'interno dell'armeria? No, colpi veri e propri no. Cioè, succedeva che delle volte clienti che compravano un'arma nuova, quest'arma non rodata, non andava in battuta, non andava in chiusura, allora bisognava chiuderla in maniera piuttosto energica, e altrimenti non faceva percussione. Allora, per dimostrare al cliente che non era l'arma difettosa, ma aveva bisogno soltanto di rodaggio, prendevo un bossolo dello stesso calibro innescato, poi potevo scarrellare l'arma e percuotendo il bossolo innescato si sentiva il rumore dell'innesco, ma era un rumore piccolissimo. Ho capito. Senta,
Lei nel periodo 89-91, 1989-1991, notò, si rese conto che vi era un aumento delle vendite di un certo tipo di proiettili? Per proiettili intendo elementi di ricarica, ogive. Sì, cioè in particolare delle Sierra 224 da 52 grani, hollow point. La cosa mi sembrava strana perché di solito quei proiettili lì li sparavano i tiratori che andavano a Loiano, no? In quanto sono molto usati per il tiro, perché hanno la punta frangibile e sono richiesti di quel tipo al tirasegno, no? Hanno la punta? Frangibile. Cioè si disintegrano appena toccano con qualche ostacolo. Allora, questi tiratori in genere si fornivano direttamente dall'importatore tramite il poligono, e noi di quel genere di proiettili li abbiamo sempre avuti molto pochi. Ho capito. Particolarmente invece nel 90, vedevo che, insomma, io non ne ho mai venduti, però vedevo che lo scaffale era vuoto, allora ne ordino un migliaio. Dopo un certo periodo era ancora vuoto, allora ne ho riordinati degli altri e ho detto: ma guarda, strano, perché si vede che a Loiano non comprano più loro da Bignami, vengono. Sapevo anche che c'erano stati dei dissapori interni tra i consiglieri, i presidenti di Loiano, quindi pensavo che fosse per quello. Comunque notò che queste ogive Sierra Low Point ne venivano vendute in quantità. Cioè, non una quantità rilevante, però diciamo una quantità rilevante in proporzione alla vendita. Ecco. Ci vuole chiarire il calibro di queste ogive Sierra Low Point? Cioè, il calibro effettivo sono 224 millesimi di pollice, è il diametro effettivo del proiettile. Proiettile che può essere montato su tutti i calibri 22 in genere, a percussione centrale, che hanno diverse denominazioni, dal 218 fino al 224 Weatherby, hanno tutti la stessa. Allora, è solo una precisazione, perché qui siamo sul tecnico. Lei ha sentito dai pubblici ministeri il 23 gennaio del 95, disse: l'armeria vendette nell'89-91 molti proiettili, intesi come sole ogive, usate per la ricarica di munizioni Sierra 222 allo point. Sì, Oggi si dice 224. È la stessa cosa, cioè 222 è il calibro più usato, no? Allora si nomina 222, ma il proiettile, il diametro effettivo, sulla scatola è scritto 224. Ho capito. Senta, un'ultima domanda. Lei andava in armeria, abbiamo detto, il pomeriggio. Sì. Aveva occasione di incontrare il signor Capolungo? Ma diciamo almeno due pomeriggi alla settimana, senz'altro. Due pomeriggi alla settimana. Prima del 2 maggio, il signor Capolungo, a suo giudizio, aveva mutato atteggiamento? Secondo me sì, cioè, ma non atteggiamento globale, l'atteggiamento globale era sempre quello. Mutava atteggiamento quando si parlava in armeria della strage del Pilastro. Perché se ne parlava spesso in armeria? Beh, abbastanza, perché era un fatto molto, diciamo, eclatante. Ogni tanto arrivava qualcuno: hai visto, hanno sparato i carabinieri qua e là, allora dicevano: ma dicono che è stato il 2-22, ma invece qua, cioè, ognuno aveva la sua tesi, per cui se ne parlava. Queste erano notizie comunque pubblicate dai giornali. Sì, anche, no? Sì, si discuteva su quello che si leggeva sui giornali. Ecco, in gennaio se ne sarà parlato. Sì. Quindi le ho chiesto, in epoca immediatamente antecedente al 2 maggio, il signor Capolungo aveva... No, non mi sembra, non, direi di no. Cioè, l'atteggiamento, diciamo, globale del signor Capolungo è sempre stato uguale prima e dopo. Senta, allora ci spieghi un attimo, va?
Il 23 gennaio del 95, lei, sempre sentito, disse: notai un cambiamento di atteggiamento di Capolungo dopo la strage del Pilastro. Sì. Prima era una persona che discuteva volentieri, specie di argomenti riguardanti le armi. Invece, dopo il fatto del Pilastro, di tale episodio, che fu oggetto di molte conversazioni in armeria, non parlava volentieri ed anzi si allontanava dal luogo della discussione. Esatto. Ma questo atteggiamento che lei descrive, il Capolungo, il signor Capolungo, lo tiene immediatamente dopo l'eccidio del Pilastro o lo continua a tenere fino a pochi giorni prima di essere a sua volta ucciso? Beh, non saprei rispondere, perché dopo i primi mesi, diciamo gennaio, febbraio, marzo, così, della cosa se ne parlava sempre meno, quindi c'era sempre meno occasione di notare questo. E non ricordo esattamente se dopo il marzo-aprile ci sia stata occasione ancora di direi di no. Direi di no, anche perché non c'è probabilmente stata l'occasione di notare questo, non si è più parlato di questo fatto. Senta, prima del suo arresto, lei ha mai visto Roberto Savi? Col senno di poi sì, cioè io appena l'ho visto, e fu quello il motivo che scatenò poi tutto il meccanismo dell'identikit e del non identikit, cioè quando vidi la foto disse: accidenti, è un poliziotto, di che quello è proprio lui, è quello che veniva ogni tanto in armeria, al quale vendetti una Smith Wesson 44, pensavo nel 1986, poi dopo Paci mi disse: no, abbiamo guardato, è stato nell'82 addirittura. Mi ricordavo questo particolare perché sono armi, diciamo, abbastanza rare, insomma, difficile che ne avremmo vendute una trentina, una cinquantina, al massimo in 10 anni di quelle lì. Quindi lei, vedendo la fotografia di Savi Roberto dopo l'arresto, ricollega questo volto ad un cliente, a chi? Sì, a Savi Roberto, ma dopo l'arresto. Quante volte è venuto in armeria? Ma secondo quello che ricordo io, sarà venuto... è un periodo... perché come mi ero sbagliato con la data della vendita della... mi sembrava l'86, invece era l'82, dopo poi, tenendo fisso nella mente l'86 come data della 44, che fu una delle prime volte in cui lo ricordo, quindi in armeria, successivamente gli vendetti anche un'attrezzatura da ricarica dell'RCBS e pensavo fosse l'87-88, invece poi è risultato diverso, cioè la pistola l'ha comprata nell'82 ed è venuto in armeria, che l'ho visto io, è venuto 5, 6, 7 volte, abbastanza, in un periodo abbastanza breve, insomma un anno. Così. Sì. Senta, veniva... Ma in che anno poi, scusi? Ma io inizialmente pensavo dall'86 all'88, invece poi è risultato che era dall'82 all'84. Che lei ricordi, veniva in divisa o in abiti civili? L'ho visto più spesso in divisa, ma è venuto anche in abiti civili. Solo o accompagnato da qualcuno? Quasi sempre erano in due. C'era un suo collega in divisa anche lui, però qualche volta è venuto anche da solo. Ma la maggior parte l'ho sempre visto con un altro suo collega. E il nome dell'accompagnatore del signor Savi Roberto? Non è neanche la fisionomia, a dire la verità, perché non sono quelle cose che uno rimane impressionato da una fisionomia e non da un'altra. Se lo dovessi rivedere l'altro non saprei riconoscerlo, cioè, mi sembrava un po' più alto di lui, più giovane. Ho capito. Senta, il nome Sgarzi Davide le dice qualche cosa? No. Grazie, ho finito. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Edoardo Paglia. Il pubblico ministero le porrà delle domande. Paglia, buongiorno. Buongiorno. Lei è il figliolo del dottor Lucio Paglia. Esattamente. Deceduto nel 1994, mi sembra.
93. 93, scusi. Ecco, suo papà era stato il titolare dell'armeria Volturno? Sì, esattamente. Fino a quando più o meno se lo ricorda? Mi sembra nell'80-81. Nell'81 mi sembra. 1981. Fino al 1981? Sì. Senta, dove vivevate voi? A San Lazzaro, in Veiussi, numero 122. Si tratta di una casa con un parco intorno? Sì, una villa. Una villa? Antica, sì. Una villa. Sì, esattamente. Senta, questa villa ha una cantina? Sì. Questa cantina venne attrezzata a mo' di poligono? Seppur, diciamo, artigianale, comunque, ci dica no, lei. No, dunque, non è attrezzata, perché è una cosa che accadeva una volta ogni tanto, per cui per divertimento si faceva, mio padre con i suoi amici andava giù a sparare, però non faceva sempre. Lo facevo una volta ogni tanto, non mi ricordo bene perché parlo di molti anni fa, però non è una cosa, un'attrezzatura fatta lì, messa lì. Cioè, si faceva così per divertimento, poi tutto finiva. In pratica che cosa c'erano? Delle lamiere? Delle assi di legno appoggiate. Dietro le lamiere? Penso, mi sembra davanti, non mi ricordo bene. Comunque sì, c'erano delle lamiere e delle assi di legno appoggiate. C'erano dei contenitori per raccogliere i bossoli? Dunque, contenitori specifici no. Bidoni? Sì, qualcosa, magari un bidone o qualcosa, sì. C'erano anche? Buttavano. C'erano anche delle cuffie per attutire? Sì, sì, sì. C'erano anche delle cuffie. Cioè, le cuffie poi le portava giù mio padre, non è che rimanevano lì. Certo. Diciamo che quando si andava giù... C'erano anche delle sagome? Dunque, qualche volta... Qualche volta sì, quelle che si comprano, sì, qualche volta so che erano usate. Sì. Senta, in questa cantina attrezzata a rudimentale poligono? Sì, io direi che sì, nel momento che si utilizzava si poteva chiamare poligono, perché ripeto, molto spesso la roba veniva tirata via, anche perché lì c'è un posto per cui non lo lasciavamo libero. Quando mio padre voleva andare giù, allora magari metteva le assi, però non è che per tanti anni sono rimaste ferme così, ha capito? Con quale tipo di armi si sparava in quella cantina? Questo vi posso garantire, non mi ricordo molto bene. So che mio padre aveva una Smith Wesson 357, che so che era la sua pistola, usava. Poi non mi ricordo. Lei può escludere che siano state usate anche delle armi lunghe in quella cantina? Penso di sì. Di sì. Però non glielo so dire, perché penso di sì, dunque al mio cospetto fucili no, però se poi padre ha preso dei fucili, questo non glielo so assolutamente dire, capito? Non ho capito la non risposta. Lo sa, non lo può dire, cioè, non li ha mai visti comunque fucili. Quando mio padre andava giù io capitavo una volta ogni tanto, capito? Perché avevo 17 anni, 18 anni, per cui che mi ricordi io, ripeto, per 10 anni fa mi pare proprio di no. Quando venne smobilitato definitivamente questo luogo? Beh, praticamente quando mio padre cominciò a star male. Cominciò? A star male. E quindi? Mi sembra nel 90, mi sembra, non sono sicuro però. Cioè, praticamente non si utilizzò più il luogo per andarci a 91, 90 mi sembra. Cioè, esattamente non glielo so dire, capito? Perché non è che mi ricordi tutto perfettamente, sono passati parecchio tempo. Lei ha sparato qualche volta in quella cantina? Sì, sì, sì. Insieme a lei hanno sparato delle altre persone? Sì, qualche mio amico è venuto giù. Qualche mio amico è venuto giù 7-8 volte con me. Chi è? Davide Sgarfi. Davide? Sgarfi. Che lavoro faceva? Studiava a Lecce all'epoca. Poi? Dopo penso che ha fatto il poliziotto. Dopo ha fatto il poliziotto, ma dopo però. Lo pensa o è sicuro? No, ha fatto il poliziotto. E quando veniva era già poliziotto? No. Non era poliziotto. Ma qualche altra persona che era già poliziotto venne a sparare? Venne a sparare un nostro amico in comune. Io che si chiama, noi lo chiamiamo Max, che è un amico anche di Davide, io il cognome non me lo ricordo, comunque è venuto lì pochissime volte e basta, non, che io sappia non, nessun altro, con me nessun altro. Questo Max era amico di chi?
di Davide e poi lo conoscevo anch'io, perché noi poi Davide non veniva a casa mia per quello, perché Davide è un amico da 20 anni, veniva a casa mia per giocare a calcio, per guardare, cioè, eravamo amici, quindi cioè, certo. Ogni tanto capitava che si andava giù, ma è capitato una volta ogni tanto, capito? Questo poliziotto di nome Max, sì. che venne insieme a Sgarzi a sparare? Sì. Ricorda da quale vettura scese? No. Lei ci disse, sentito il 1 febbraio del 95, sì. Dunque, adesso ricordo che una volta insieme, anzi, la domanda forse è mal posta. Sì. Qualche volta è venuto Sgarzi Davide. Sì. Qualche volta è venuto un poliziotto di nome Max. Sì. Una volta insieme a Max venne a sparare anche un amico poliziotto del Max? Io questo non lo ricordo, cane. Cioè, che un suo amico poliziotto. Un suo amico poliziotto. Poliziotto, sì. Questo non mi ricordo. Mi ricordo di uno, io gli dissi che uno aveva un Maserati forse. Esattamente, sì. Però non mi risulta di sapere. Che avesse saputo se era poliziotto o no. Io mi ricordo che lui scese aveva un Maserati. Il 1 febbraio del 95, io dissi questo. Sentito sul punto, disse: sì. Ricordo che una volta insieme a Max, allora, venne a sparare un suo amico poliziotto, del quale non conosco il nome. Ricordo solo che scese da una vettura a Maserati. Allora glielo confermo, dottore, perché evidentemente mi ricordavo di più, glielo confermo. Scese da una vettura a Maserati, sì, sì, sì. Biturbo. Biturbo, coupé di colore rosso, conferma questa dichiarazione? 100%. Ecco. Lei è appassionato di armi? Moderatamente sì. Sgarzi? Anche lui, adesso meno, comunque all'epoca ci piacevano. Ecco. All'epoca collochiamo il periodo? Quando mio padre, cioè, quando capitava che io andassi giù, anche una volta sono andato anche mio padre, non mi dispiaceva onestamente, cioè, anzi per me è un divertimento. No. Senta, gliel'ho chiesto prima, adesso sì. Ho trovato la risposta che aveva dato in questo verbale. Sì. Quando è che venne smobilitato il poligono? Per ragioni poi inerenti alla malattia di suo padre? Io, ripeto, a me sembra nel 90... Mi sembra di sì, però... Le dissi, il poligono venne completamente smobilitato nel 1991. Prima infatti l'ho detto, o nel 90 o nel 91, però onestamente alcune cose non è che me le ricordi perfettamente, capito? Cioè anche quella volta che lei mi ha chiesto, le ho detto 91 perché non mi ricordavo con certezza matematica. Senta, a parte... questo suo amico a nome, sì. Di nome Sgarzi Davide, sì, sì, sì. Il poliziotto a nome Max e l'altro poliziotto, sì. Che scende dalla Maserati rosso biturbo, del quale non conosciamo il nome. Che lei sappia, sono venuti altri poliziotti? Dunque, con mio padre e qualche suo amico so che era poliziotto. Però le dico che il 90% delle volte, a parte che non mi ricordo i nomi, ma il 90% delle volte che mi padre andava giù io non ci andavo, perché molto spesso a quell'epoca uscivo. Cioè ero molto spesso fuori, per cui mio padre faceva una cena magari tra amici, poi capitava di andare a fare due colpi giù, ha capito? Però io molto spesso non c'ero, non mi ricordo, parliamo di troppi anni fa, non mi ricordo. Cioè, posso dire però che sicuramente qualche suo amico era un poliziotto, questo sì, questo penso di averlo già detto. E suo padre lo fece scendere in cantina a sparare? Che lei sappia, non che lei abbia assistito, che lei sappia. Io penso che sì, qualcuno sia sceso, sì sì sì. Questo passatempo a quando può risalire, considerando che il poligono, questa cantina attrezzata, diciamo, a mo' di poligono, è stata smobilitata nel 91? Ah, io penso, guardi, molti anni prima. Molti anni prima? Sì, sì, anni prima, sì, sì, sì. La vostra famiglia ha posseduto due vetture Fiat? Sì. Uno. Entrambe rottamate, ci può dire perché? Sì, sì, lo so, due incidenti. Sorride, ma te lo devo chiedere. Ci mancherebbe. Due incidenti. Uno mia madre contro un albero e uno mio fratello andato contro un muro. Sgarzi Davide è un appassionato di armi, mi ha detto di sì. Sì, sì, gli piacevano, sì. Sapeva che tipo di armi possedeva Sgarzi Davide? Dunque, all'epoca, perché lui quando... avendo la passione ne ha cambiato alcune, per cui non mi ricordo giustamente, che i modelli le posso sapere.
che tipo i di modelli? Armi? Beh, pistola, aveva sicuramente la pistola automatica, ma non veniva da me come con quella. Mi sparava con la mia pistola, cioè la pistola di mio padre. Fucile a pompa? Fucile a pompa che lui possedesse il suo personale. No, questo non mi ricordo. Può darsi comunque. Lei è mai stato a casa di Sgarzi Davide? Sì, però non per andare a vedere le sue armi, ma per andare a una festa, o a fare o a divertirsi, insomma, con altri amici. Lei sa se Sgarzi Davide ha subito il furto di un armadio sì, blindato so. Contenente tutte le armi denunciate? Sì, lo so. Quando lo subì questo furto? Beh, che mi risulti, fu poco dopo che io ho interrogato lei. Sì. Quindi lei viene sentito il 1 febbraio, sì. Alcuni giorni dopo Sgarzi Davide subisce il furto dell'intero armadio blindato con tutte le armi. Sì. Lei lo sa perché glielo ha comunicato il suo amico? Beh, noi ci siamo visti ogni tanto, io... no, era indubbiamente era molto preoccupato lui, era giusto, cioè, mi sembra comprensibile. Lei non ricorda quanti giorni dopo la sua audizione avvenne quel furto? Questo dottore non lo ricordo proprio. Comunque 10 giorni, 15 giorni, non mi ricordo più, 20 giorni, non so. E adesso la deposizione di Alberto Capolongo, figlio di Pietro, l'altra vittima del duplice omicidio. Si accomodi, si chiama? Capolongo Alberto. Signor Capolongo, buongiorno. Buongiorno, dottor Giovanni. Lei come apprese dell'omicidio di suo padre? Dalla televisione, da un servizio straordinario di Rete 7 intorno alle 13.50. Stavo appunto per uscire di casa perché, essendo mio padre di solito puntualissimo, arrivava a casa sempre, almeno nei 3 giorni in cui tornava di mattina verso le 13.30 e non era passato a prendere mia madre dal lavoro, era una giornata piovosa, temevo che gli era successo questo inconveniente un altro paio di volte, fosse rimasto con la batteria a terra nel parcheggio vicino alla stazione dei Pullman di Castel San Pietro, dove già abitavamo da tempo, e stavo appunto per andare a vedere se lo potevo incontrare alla fermata dell'autobus o al parcheggio, quando c'è stata questa interruzione in televisione. Noi, per abitudine, anche per il mio mestiere, cerco di tenermi un po' aggiornato e quindi ascoltiamo sempre vari telegiornali, e a quel punto c'è stato questo comunicato. Lei che lavoro fa? Io sono insegnante. Lei comprese subito che venne fatto il nome? Non mi ricordo precisamente se venne fatto il nome, ma certamente si è parlato dell'armeria di Via Volturno, si è parlato della titolare e del commesso aiutante. Nome forse è stato anche storpiato, non me lo ricordo di preciso questo, ma si è parlato di condizioni comunque gravissime. Non si era detto in quel servizio se le persone a cui era stato sparato fossero decedute, ragion per cui io da quel momento ho cominciato ad attaccarmi al telefono, a chiamare il 112 per sapere da loro notizie più solide, solo che abitando a Castel San Pietro mi rispondeva sempre il 112 di Castel San Pietro, cioè la stazione dei carabinieri locale, e non da Bologna, da cui io speravo di avere notizie. Comunque lei si recò, venne a Bologna? Sì, io venni a Bologna, nonostante l'interdizione, lasciai la macchina, c'erano allora i fittoni in via Indipendenza, all'altezza più o meno del cinema. Vabbè, comunque nei pressi della sì, di Via Volturno. Cercai di arrivare il più vicino possibile. Ci riuscì ad arrivare all'armeria? Io lasciai la macchina dove potevo in via Indipendenza, poi raggiunsi a piedi l'armeria, dove però non ho potuto mettere a piede perché c'era un cordone di polizia, mi hanno bloccato. Tra l'altro io mi sono informato, mi avevano detto che non c'era più nulla lì, i corpi erano stati portati via. Quindi lei e mi hanno invitato e mi hanno accompagnato in questura. In questura. Dove lei si è intrattenuto per un po' di tempo, immagino, sarà rimasto per parecchio tempo, tant'è vero che ho fatto molta anticamera e sono stato avvicinato subito da un giornalista che ha cominciato a chiedere informazioni mentre ero qui fuori in attesa di essere ricevuto da qualche funzionario addetto. Sì. Ascolti, apprese quella sera in questura, quel pomeriggio in questura,
un minimo almeno della dinamica del fatto? Sì, io facevo domande, cercavo spiegazioni e alla fine eravamo già comunque arrivati al punto di aver capito che mio padre era deceduto. Questo l'avevo capito già praticamente quando ero partito da Castel San Pietro. Ma comunque mi hanno fatto delle domande relativamente appunto a mio padre e io cercavo di farle io invece le domande, perché cercavo di venire a conoscenza di come si fosse potuta svolgere un'azione talmente straordinaria e assolutamente inaspettata per me. Ecco, lei riuscì a capire, ad esempio, se era stato colpito prima suo padre o se era stata colpita prima la signora Saloni? Allora, dal dottor Buono ricevete un'informazione, però io non sono certo di ricordare adesso se l'ho avuta in quel colloquio o in un altro successivo. Ah, ho capito. Io l'ho chiesto, poi mi sono preoccupato di avere ulteriori informazioni anche per mio conto. Per esempio, sono riuscito, dopo molta insistenza, ad avere una copia della perizia medico-legale e appunto volevo farmi un'idea della dinamica. In ogni caso, sia dalla perizia medico-legale sia dall'informazione sommaria avuta... No, lasci stare la perizia medico-legale perché testimoniare... Da quello che mi disse l'ufficiale, il vice dirigente della mobile, dottor Buono, secondo la prima ricostruzione era stato colpito prima mio padre e poi la signora. Poi la signora Anzalone. Ascolti, suo padre aveva mai manifestato nel corso delle sue giornate, della sua attività lavorativa, della sua vita familiare, preoccupazioni, stati d'ansia, motivi di apprensione particolari? Di nessun tipo. Di nessun tipo, di nessun tipo. Dopo l'eccidio dei carabinieri al Pilastro, commentaste in famiglia l'accaduto? Sì, mio padre è stato carabiniere per 32 anni e rimase piuttosto colpito, sconvolto anche da questo evento, come credo qualsiasi cittadino onesto di Bologna, perché tra l'altro arrivava già a compimento di una lunga serie di eventi e io regolarmente acquistavo il quotidiano, seguivamo il telegiornale, quindi qualche commento certamente, ecco. Ma nulla che mi avesse in particolare colpito. Io per esempio non ho mai visto neanche mio padre chiedermi il giornale per andare a spulciare tra queste notizie o per avere ulteriori informazioni sulla dinamica, sul svolgimento di indagini o altro. Quindi non mutò la propria condotta di vita, il proprio atteggiamento? No, tra il gennaio del 91 e il maggio di quell'anno suo padre? No, a quell'epoca certamente no, anche se nell'ultimo mese e mezzo un certo mutamento d'umore c'era stato in tutta la famiglia, perché per altre questioni, ma profondamente incidenti, certo, sull'umore familiare. Certo, non ho altre domande, la ringrazio. Ci sono ci sono domande? Vorrei capolungo avere conferma di due circostanze: una della presenza costante dell'Anzalone o del Verlicchi durante le permanenze della mattina o del pomeriggio di suo padre, e l'altra circostanza sulla precisione, sul particolare scrupolo, e se ha qualche episodio particolare per denunciare e per riferirci e illustrarci qual era la caratteristica, direi, principale di suo padre circa questa precisione. Allora, trasformiamolo in domande. È una domanda. Dovrei avere la conferma, devi porre la domanda, non la conferma. Era suo padre persona estremamente precisa, pignola, e ha qualche episodio in proposito da poterci riferire? Ma io di episodi ne posso avere un'infinità che possono dimostrare lo scrupolo di mio padre, soprattutto quando prendeva un qualsiasi tipo di impegno, lo prendeva in maniera totale. Se c'era da arrivare puntuali, egli era la persona che arrivava con certezza, con un po' d'anticipo.
anche lo stesso 2 maggio, per esempio, io sono uscito per recarmi al lavoro e mi aveva aperto già la saracinesca giù in garage. Si alzava dunque prima di ogni altro in famiglia. Il fatto che alle 13.30, 13.40 non fosse arrivato, già anche questo non era normale, quindi era estremamente puntuale. Scrupoloso lo era fino al punto, questo è un particolare che non posso dimenticare, d'arrivare a pagare 2 volte il bollettino del pagamento del bollo auto, perché fatto su un versamento che non era quello specifico, non si fidava che potesse essere quello giusto, quindi ha rifatto il versamento sull'apposito modello. Io infatti sono ancora in attesa del rimborso di quel versamento. Poi, quindi persona estremamente precisa e piona. Sì, e che questa precisione la pretendeva anche dagli altri normalmente, tant'è vero che caratterialmente per esempio sono diverso, per cui potevo essere rimproverato per pigrizia o per qualsiasi atteggiamento che non fosse di rigorosa precisione, diciamo così. E poi per quello che riguarda l'altra domanda, la prima che mi aveva fatto, il suo orario era congegnato in modo che facesse mezza giornata ed erano 3 mattine in con presenza con la signora Vansaloni, la titolare dell'armeria, e 3 pomeriggi in cui era invece presente il marito della titolare, il signor Verlicchi. L'orario era quello del negozio. Quindi sostanzialmente la domanda sarebbe questa: le registrazioni e la parte amministrativa che suo padre svolgeva, la svolgeva sotto la diretta sorveglianza o dell'Ansalone o del Verlicchi? Non posso ritenere altro che così. Cioè non aveva autonomia? No, questo no, ovviamente no. Aveva funzioni puramente e meramente certificative, diciamo. Avvocato, non può suggerire le risposte. Io gliel'ho detto più volte. Aspetta, che funzioni aveva? Mio padre era in questo negozio da tempo e aveva soprattutto l'incarico di seguire l'apparato amministrativo, diciamo così, del negozio. So per certo che tenesse anche, ovviamente quando c'era lui, perché c'era mai per l'intera giornata, ma solo per metà giornata, tenesse in parte appunto i registri dell'armeria, certamente tenevi contatti con la questura, i commissariati per le pratiche che sono inevitabili per un negozio di questo tipo, poteva andare forse in posta, in banca. Io sinceramente sono passato pochissime volte dall'armeria, però quelle poche volte, una volta ancora con la gestione precedente Paglia e quelle 3 o 4 volte in cui sono passato casualmente o per andare a salutare o perché avevo un momento libero qui a Bologna, mio padre l'ho sempre trovato in compagnia o dell'Ansaloni o del Verlicchi. Ultima domanda, circa l'uso del bianchetto per cancellare, le risulta che suo padre ne fosse in possesso, ne facesse uso? Io non ho mai visto mio padre adoperare in vita sua un bianchetto. In casa nostra questo attrezzo non è mai entrato. Io l'ho scoperto molto tardi, mai usato da insegnante, l'ho scoperto solamente quando ho cominciato a vedere i miei studenti adoperarlo a scuola. E non è però mai entrato in casa nostra perché non era mia abitudine usarlo, tuttora lo sconsiglio. Non ho mai visto mio padre adoperarlo. Una volta che gli chiesi se avesse, siccome era lui che da sempre, da tempi in cui ero studente, mi procurava la roba di cancelleria che mi poteva anche servire, portava a casa, quando glielo chiedevo, quelle poche cose, bic o altro materiale, e mi chiesi qualche cosa che servisse appunto per cancellare, mi portò a casa, lo conservo ancora, una strana attrezzatura fatta con 2 boccette e delle pastiglie di scolorina, una cosa complicatissima che io non sono mai riuscito ad adoperare. Non,
Non abbiamo mai avuto, credo che il bianchetto sia entrato in casa mia recentemente dopo che mi sono sposato, un attrezzo che mi ha portato in eredità mia moglie. Ci sono domande? Senta, ci può dire con precisione, sì, se vi era precisione, nell'inizio dell'orario di lavoro di suo padre al mattino? Era quello dell'apertura del negozio, credo le ore 9, tant'è vero che egli partiva con, per tempo, a volte accompagnava mia madre se doveva prendere servizio verso le prima delle 8, diciamo, tra le 7 e mezza e le 8, prima dell'inizio della dell'orario scolastico, l'accompagnava anche per tempo perché gli scocciava arrivare in ritardo, perché era sempre molto puntuale, perché non voleva perdere un autobus, perché non voleva avere problemi nel parcheggiare la macchina nel parcheggio di Castel San Pietro, quindi arrivava certamente in orario per l'apertura del negozio. Quindi per le 9? Per le 9 certamente era lì. Grazie. Non ci sono altre domande? Si può accomodare, grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno.